Dunque, allora ero rimasto la volta scorsa al fallimento dei progetti di Marx, del marxismo, no? Ho detto che Marx non ha saputo prevedere il futuro. Prevedere il futuro non lo sa nessuno, no? Non sanno farlo i profeti, che normalmente non hanno previsto niente. Quando i vari profeti avevano la pretesa di fare i veggenti, abbiamo visto, lo si può dimostrare, non hanno mai previsto un accidenti, no? Anche perché erano sempre così vaghi nei loro discorsi. E anche quando un filosofo si atteggia a profeta, perché qui anche, cioè, la pretesa di prevedere il futuro da parte di Marx è stato molto poco razionale, molto poco scientifico, molto poco filosofico. È stato proprio anche lì una vendetta del misticismo ebraico-cristiano sulla sua filosofia, no? Razionalista e materialista. Perché, cioè, non si può prevedere il futuro perché ci sono troppe variabili. La mente umana non può comprendere tutte le variabili, tener conto di tutte le variabili, le componenti che possono determinare il futuro o anche solo condizionarlo, no? E lui si è sbagliato. Perché si è sbagliato? Come è stato possibile questa vendetta del misticismo sul razionalismo? Mio professore di storia della filosofia diceva che ai tempi di Marx c'è un concetto diverso della scienza, cioè oggigiorno le persone che conoscono qualcosa di scienza, le persone oneste che conoscono qualcosa di scienza, sanno che la scienza non è un sapere assoluto, è un sapere relativo, è un sapere, perché le cose si sanno attraverso la scienza, si conoscono, ma non si conoscono in modo assoluto e universale. Cioè, nel senso che se io conosco la legge di gravità e la vedo sempre confermata, non significa che non possano esistere situazioni particolari in cui quella legge non vale più per cause che io non conosco, no? Però diciamo, finora, fino a prova contraria, la legge di gravitazione si è sempre dimostrata valida. E la si trova confermata in tutti i fenomeni che conosciamo. Adesso non so se sia così, probabilmente un astrofisico direbbe, no, sai, abbiamo riscontrato dei fenomeni in cui la legge di gravitazione non sembra seguire la norma solita. Può darsi benissimo. Cioè, anche secondo la teoria di Einstein, con tutti i paradossi e via dicendo, proprio delle cose che non riusciamo. Questo naturalmente non ci autorizza a credere a qualsiasi puttanata che ci salti per il cervello, no? Perché la mente umana è pronta, non appena la ragione getta il guanto, no? Cioè dice no, lì effettivamente non riesco a spiegare, la fantasia umana è subito pronta a invadere il campo, perché la natura ha orrore del vuoto, no? E questo però non ci autorizza, noi dobbiamo avere controllo sia sulla ragione, no, sia sulla ragione, scusate, la ragione è qua, sia sull'immaginazione che è qua. Io che sono mancino e che ho un'immaginazione potenziata, ma anche una potente razionalità, lo so. Marx aveva sbagliato appunto nel credere che la scienza fosse qualcosa di assoluto, perché era una convinzione comune al suo tempo, no? Perché ancora non si conoscevano tante cose, tanti fenomeni della natura, non si capiva ancora che ci sono delle cose che sfidano la comprensione umana, e poi soprattutto non si sapeva che anche diciamo, la situazione culturale dello scienziato può condizionare i suoi risultati scientifici. Cioè, faccio un esempio, oggigiorno nessun psicologo serio direbbe che l'omosessualità è una malattia. Ai tempi di Marx tutti i medici dicevano che era una malattia.
voi direte, ma erano ignoranti? No, non era semplicemente che erano ignoranti, erano stati educati a pensare che l'omosessualità fosse un peccato, fosse qualcosa di sbagliato, fosse una tara, fosse qualcosa da eliminare. Perciò la giudicavano una malattia. Ed era già una posizione progressista rispetto al passato, in cui semplicemente l'omosessualità era una perversione, era un atto perverso, punto e basta, no? Cominciavano a dire, ma sì, l'omosessuale è un malato, poverino, è così perché ha una tara, no? E quindi erano le condizioni culturali che condizionavano la scienza. Questo per fare un esempio, il più eclatante, il più facile da. Ecco, loro non si rendevano conto di questo fatto, ce ne rendiamo conto noi perché la sappiamo molto più lunga di loro. Proprio perché siamo più consapevoli, sappiamo più cose noi di loro, sappiamo che la scienza non è un sapere assoluto, perché l'uomo non è un essere assoluto e di conseguenza il suo sapere non può essere assoluto. Almeno per quanto riguarda la maggior parte delle cose. Poi che non esistano saperi assoluti, quella è un'altra questione. Ecco. È una questione filosofica, bisogna vedere se è veramente così e soprattutto bisogna vedere se non esiste effettivamente, anche se l'uomo non è un essere assoluto, che non esista un aggancio dell'uomo con l'assoluto, un legame dell'uomo con l'assoluto e quindi un legame che è anch'esso in qualche modo assoluto. Comunque queste sono questioni puramente filosofiche, noi restiamo sul politico, no? Sull'ideologico. Marx aveva sbagliato appunto perché certe cose non le conosceva, però ha avuto il merito comunque di porre l'attenzione innanzitutto sulle condizioni disumane del proletariato, porre l'attenzione sul fatto che grandi masse di diseredati possono decidere in qualsiasi momento per la rabbia e la disperazione di ribellarsi con conseguenze che si possono immaginare. E a un certo punto viene da dire sì, ha sbagliato perché lui si aspettava la rivoluzione socialista, comunista, dir si voglia, a momenti, no, nella sua generazione, però a dire il vero le condizioni che c'erano al suo tempo non è che siano sparite del tutto e non si sono ripresentate più, è come se si sono ripresentate, cioè noi vediamo che c'è come un'altalena, da Marx in poi c'è come un'altalena nella storia dell'Occidente per cui ogni tanto si ripresenta la situazione, cioè pochi ricchissimi e una gran massa di diseredati, di gente troppo povera. E normalmente si scatena la violenza in questa situazione, è logico. Ci sono pochi prepotenti e moltissime vittime. Si scatena la reazione delle vittime, si scatena la violenza in varie forme, magari diretta nel posto sbagliato. Faccio un esempio, la Seconda Guerra Mondiale. Prima della Seconda Guerra Mondiale si era rappresentata la situazione in cui c'erano pochi ricchi e tantissimi poveri. Con la depressione, appunto, la Repubblica di Weimar, dove ci fu una crisi economica pazzesca, che prima della Seconda Guerra Mondiale, forse non lo sanno molti, forse altri non se ne ricordano, ma sarebbe bene ricordarsene. Sarebbe bene ricordarsene perché noi siamo di nuovo nella merda. Non nello stesso identico modo in cui lo erano ai tempi della depressione negli anni 30. No, noi siamo nella merda molto di più. E di conseguenza, se quella merda là ha causato la Seconda Guerra Mondiale, che razza di casino può suscitare globalizzato, molto più globalizzato adesso, la merda in cui ci troviamo adesso? Cosa può succedere? Ecco, nessuno o quasi nessuno lo fa notare. Perché? Perché? Perché si ha paura di dirlo. Perché probabilmente se la gente si rendesse conto di quanto è nella merda, si cadrebbe nel panico e quindi la violenza si scatenerebbe ancora prima di quanto, cioè,
Io ho quasi sospetto, non credo alle teorie del complotto, credo semplicemente però che quando la merda arriva fin qua, chi ha i mezzi per dire quanto siamo nella merda cerca di dire ma no, la merda non arriva fin qua, arriva fin qua, arriva fino alla cintola, no? Ecco, perché sa che sarebbe un casino. Allora, negli anni 30 si è ripresentata la stessa situazione che nell'Ottocento, no? Pochissimi ricchi, ricchissimi, pochi ricchissimi e tanti poverissimi. E è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, è salito al potere Hitler in Germania, la Repubblica di Weimar aveva causato una crisi spaventosa. È avvenuta anche lì una rivoluzione che possiamo definire socialistica, nazionalsocialista. E qui passo a spiegare cos'è il nazionalsocialismo dopo aver parlato del comunismo. Nazionalsocialismo, io penso che non bisognerebbe più dire nazismo, ma appunto nazionalsocialismo per ricordarsi sempre cos'è stato esattamente il nazismo, nazionalsocialismo. Allora, il nazionalsocialismo era un socialismo, però di tipo nazionale, non universale come era quello di Marx. Quello di Marx era un socialismo appunto internazionale, globale, che voleva abolire gli stati, le nazioni. Il nazionalsocialismo era anch'esso una forma di socialismo, nel dire non ci devono essere classi privilegiate, i cittadini devono essere tutti uguali nei loro diritti, tutti rispettati, tutti rispettabili, dallo spazzino fino al ministro, siamo tutti tedeschi, cittadini tedeschi, ed è lì la differenza. Nazionalsocialismo, cioè i tedeschi sono tutti uguali, no? I tedeschi sono tutti uguali, nessuna classe privilegiata nel più grande popolo tedesco, ma il popolo tedesco è superiore agli altri. Cioè la discriminazione passa dalle classi povere agli altri popoli. Perché ovviamente loro non è che disprezzassero solo gli ebrei, in realtà disprezzavano almeno un po' tutti gli altri popoli della terra, cioè o quasi, no? Magari cioè, c'erano i popoli che erano appena appena sotto di loro, cioè gli altri popoli ariani, gli inglesi, i francesi, gli italiani, gli altri popoli indoeuropei, poi c'erano i popoli ancora più inferiori, i popoli slavi che erano ariani anche loro, ma erano selvaggi e primitivi e quindi dovevano essere sfruttati e schiavizzati. In gran parte sterminati, dovevano, anche i popoli slavi dovevano, erano nel programma di sterminio anche loro. E poi c'erano i popoli infimi, cioè poi c'erano i popoli orientali che erano un discorso a parte perché i giapponesi erano alleati, no? Cioè, anche lì distinguevano fra i popoli guerrieri, come asiatici guerrieri, per esempio i popoli musulmani venivano guardati con rispetto perché avevano una tradizione guerriera. Guerra Santa, via dicendo, tutte queste menate qua, e quindi i popoli musulmani venivano visti positivamente dai nazionalsocialisti. E ovviamente anche i giapponesi che erano alleati, gli indiani non lo so, ma immagino che essendo un popolo indoeuropeo, anzi probabilmente venivano visti come anch'essi positivamente, con tutte le mitologie sulla razza ariana e di vario tipo. È probabile che venissero visti abbastanza positivamente. E poi i popoli infimi, appunto, cioè i popoli neri, i popoli di colore, dalla pelle nera, gli ebrei che erano considerati proprio in fondo alla scala, alla gerarchia dei popoli. Quindi la gerarchia veniva spostata dalle classi all'interno di un popolo ai popoli, no? Possiamo dire che la classe privilegiata erano tutti i cittadini tedeschi, ma all'interno del popolo tedesco non dovevano esserci classi privilegiate. Poi che di fatto che i nazionalsocialisti abbiano realizzato questa parità di diritti fra i tedeschi, questo è ovviamente da discutere, bisogna parlarne con uno storico in che misura poi hanno seguito questo dettame e in effetti, cioè, appunto, siccome nel carattere del nazionalsocialismo voi vedete che c'era
un cratere che tendeva a destra e l'altro a sinistra. E qui sono costretto a chiudere, come la prossima volta continuo. Arrivederci.